Le malattie trasmesse da alimenti sono una priorità nella programmazione della nostra regione per il 2019. Prevedono una collaborazione interdisciplinare medico e veterinaria sia per quello che riguarda l'indagine epidemiologica sia per identificare le cause e in caso di focolaio, cioè più persone colpite dallo stesso evento, individuare la causa e interromperla. Uno dei problemi emergenti di maggior evidenza è sicuramente il problema della istamina presente nelle carni di pesci di grosse dimensioni, nello specifico il tonno. Questo è dato dal cambio dell'alimentazione, dalle nuove abitudini e anche da un mercato sempre più allargato e di cui è necessario avere un controllo locale, regionale, nazionale e i grandi flussi internazionali. La nostra regione si è quindi impegnata in un'attività formativa destinata agli operatori del settore alimentare, medici, veterinari e tecnici, e a un coinvolgimento soprattutto delle grandi filiere di distribuzione, sia del commercio nazionale che internazionale, per prevenire e limitare gli effetti dell'intossicazione. L'intossicazione da istamina è un problema naturale, in quanto l'istamina, e non solo l'istamina, è un'ammina che svolge un'azione biogena, quindi ha un effetto su una serie di recettori cellulari che sono in tutto il nostro organismo, dall'apparato digerente a quello nervoso, che viene stimolato da questa sostanza che è prodotta da alcuni particolari batteri in grado di sviluppare nel pesce, in alcune specie ittiche, anche in condizioni di refrigerazione, ma è anche una sostanza che viene prodotta naturalmente dal nostro organismo. È chiaro che quindi quando c'è una sindrome, quando c'è una manifestazione clinica, questa è dovuta a un insieme di fattori, la capacità di detossificazione, l'accumulo della sostanza nei prodotti ittici. Dal punto di vista del servizio veterinario è importante aiutare gli operatori del settore ittico a evitare che ci siano problemi. L'industria del tonno ha subito una grossa evoluzione sul tema del controllo dell'istamina negli ultimi 30 anni, con gli strumenti informatici e la possibilità di sviluppo di nuove tecnologie di controllo anche in quei paesi dove il tonno viene pescato e viene lavorato, con la possibilità di avere laboratori sul posto attrezzati con le tecnologie più avanzate, e questo ha permesso di garantire ai consumatori una tranquillità e una sicurezza dal punto di vista igienico. L'intossicazione istaminica ha un'incidenza in aumento. Questo in linea con quello che succede in Europa, molto probabilmente per il fatto che vengono consumati sempre più di frequente alimenti pronti, soprattutto crudi, oppure forse non conservati perfettamente, a base di pesce. Nella nostra regione i casi sono numerosi, però la sindrome istaminica non è una sindrome grave, per cui in genere si verificano dei ricoveri ospedalieri, ma molto brevi e senza effetti collaterali importanti. Nell'ambito del corso abbiamo anche colto l'occasione per presentare quello che è il percorso della segnalazione di malattie trasmesse da alimenti che avviene in Regione Emilia-Romagna. Il piano regionale alimenti dal 2008 ha sempre interessato anche l'istamina come pericolo microbiologico previsto dal regolamento 2073. Ogni azienda USL ha una propria procedura per la gestione, si capisce benissimo il chi fa cosa nel momento opportuno, nel momento immediato dopo la segnalazione. Sempre di più è una gestione, una presa in carica multiprofessionale in cui appunto oltre a tutti gli operatori dei dipartimenti di sanità pubblica c'è comunque anche una sensibilizzazione degli stakeholder esterni, operatori sanitari che lavorano nei pronto soccorsi o appunto nei vari reparti di malattie infettive. Quello che facciamo abitualmente nella gestione di un MTA è applicare quello che stabiliscono le nostre procedure operative in corso della validità, e soprattutto quando si fanno dei sopralluoghi negli esercizi coinvolti nell'episodio tossinfettivo e anche soprattutto nell'espletamento di campioni che possono dare luogo a
risvolti di tipo penale per le parti interessate. Applicare delle procedure significa anche tutelare gli operatori. Quello che volevo fare nell'intervento era stimolare sostanzialmente la discussione su quando vanno applicati campioni legali con garanzie di difesa per la parte, quindi fornendo anche una base legislativa di discussione con il decreto 271, il codice di procedura penale, il regolamento 882. Ci si aspetta sempre che l'avvocato abbia delle risposte e anche nel caso di specie sono stati evidenziati i requisiti sorti dalla casistica del dottor Pelagatti, ma nel mio caso risposte non ce ne sono. Nel senso che molto spesso il diritto viene applicato con logica ma senza avere il necessario collegamento normativo. Questo perché fortunatamente esiste l'interpretazione che consente di coprire anche quei casi che la norma non prevede espressamente. E questa è ad esempio l'ipotesi in cui è possibile estendere l'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale anche alle indagini, per così dire, amministrative.